Buongiornissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il mercato ragazzi si è fermato oramai a metà di agosto, però comunque si parla già di alcune trattative intavolate e altre addirittura concluse che riguardano alcuni giocatori anche del nostro calcio. In questo caso parlerò di Lazzari ragazzi, Lazzari che è stato oramai affiancato in maniera costante, in maniera certa al Torino. Sembra che proprio dall'estate prossima, quindi estate 2019, Lazzari diventerà un giocatore del Torino. Lazzari che l'ho già elogiato tantissime volte, ragazzi, è un ottimo esterno, secondo me, un ottimo esterno di centrocampo. Il problema di Lazzari, ragazzi, è che ha un ruolo veramente infame, nel senso che oramai, con tutte le tattiche che si fanno a livello calcistico, a livello di schemi, a livello di ruoli, a livello di moduli di formazione, l'esterno di centrocampo a 5, l'esterno di centrocampo a 4 è spesso poco considerato. Lazzari ha purtroppo quel ruolo lì, può giocare anche terzino, però abbiamo visto in nazionale che non ha reso quanto ovviamente in quel ruolo, però credo che sia un giocatore che da terzino possa comunque fare la sua storia. È praticamente vicinissimo, è praticamente certo il suo passaggio al Torino. Torino che comunque utilizza in realtà quel modulo, almeno con Mazzarri, perché ha i tre dietro con poi i 4 o 5 di centrocampo e le due punte. Ovviamente se gioca a 4 c'è il trequartista dietro alle due punte. Quindi è una squadra che comunque utilizza quel ruolo lì. E Lazzari secondo me è un acquisto top, ragazzi. Cioè Lazzari è una delle sorprese del nostro campionato, dall'anno scorso già. È un giocatore che per me, ragazzi, è una grandissima sorpresa e che onestamente io adoro. Perché a parte che ragazzi c'è cioè il fatto che sia passato dalla D credo con la Spal arrivare alla Serie A e essere ora un giocatore di livello per la Serie A è sicuramente una cosa che io adoro, una cosa che mi piace molto. In più riuscire effettivamente a raggiungere queste prestazioni, questi risultati con la propria squadra rende sicuramente importante questo giocatore. Lazzari, che comunque io onestamente fossi stato un dirigente di una Lazio, un dirigente di un'Atalanta, onestamente mi sarei mosso per Lazzari, ragazzi, perché comunque sono allenatori Inzaghi e Gasperini che utilizzano il modulo con l'esterno. Quindi, perché no, ragazzi? Lazzari, alla fine l'Atalanta sulla destra Castagne a Tebuer, che con tutto rispetto, ma Lazzari è decisamente meglio, secondo me. La Lazio allo stesso modo, e Marusic l'anno scorso mi era piaciuto molto, ma quest'anno sta molto deludendo. E comunque se non c'è Marusic c'è Ibasta o Patric. Quindi di conseguenza Lazzari, ragazzi, si serviva come il pane. E onestamente, io credo che se la Lazio si fosse avesse bussato alla porta della Spal, non ci avrebbe pensato un attimo Lazzari fra Torino e Lazio, perché chiaramente la Lazio gli dà la possibilità di farti vedere in campo europeo, la Lazio gli dà la possibilità di lottare per obiettivi migliori, che siano anche come l'anno scorso un puntare alla Champions, se tu puoi essere un'arma in più di quella Lazio. Quindi sinceramente Torino che poi è Silvestri che è un ottimo terzino, quindi sinceramente non mi sarei mosso, ecco, fossi stato dirigente di queste squadre, mi sarei mosso per un giocatore come Lazzari, perché è spesso sottovalutato, ma sta dando delle grandi gioie, sta veramente rendendo tanto nella Spal. Comunque ragazzi, il video è finito, io vi invito a mettere mi piace se volete altre ufficialità, ci sono, anche se non è periodo di mercato, vi invito a scrivermi nei commenti la vostra su questo passaggio oramai ufficiale di Lazzari dalla Spal al Torino per l'estate 2019 e vi invito infine iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo del calcio. Detto questo, io vi ringrazio per la visione e ci vediamo prestissimo in un nuovo video.